Il primo ostacolo è stato superato, adesso viene il bello, bisogna aspettare l'esito dell'incontro tra Alcamo e Kamarat per sapere chi sfiderà l'Akragas. Sì, era importante vincere oggi, abbiamo superato questo ostacolo difficilissimo perché era una squadra che noi temevamo tantissimo, il Campofranco. Oggi si è vista una bella partita, secondo me di altre categorie, almeno di Serie D. Dunque, il primo passo è stato fatto, adesso aspettiamo domani che cosa esce dal risultato di Alcamo Kamarat. Speriamo, diciamo, di un buon risultato del Kamarat, tra l'altro per avere magari un'altra partita casalinga, non per l'avversario, ecco. Penso andrete a vedere domani questa seconda sfida tra Alcamo e Kamarat, a chi strizzate l'occhio? Ovviamente non per problemi di campanilismo. No, noi strizziamo l'occhio al Kamarat perché significherebbe fare un altro incasso, dunque questa è la cosa importante. Come squadre, quando si arriva, diciamo, ai playoff, dunque sono tutte e due da temere. E, ripeto, se noi preferiamo il Kamarat è solo per fare un'altra gara casalinga, ecco, non per l'avversario. Montalbano un po', come dire, stanco, rilassato, stanco mentalmente per le emozioni che la partita ha saputo dare per 90 minuti intensi. Corsa, agonismo, belle giocate e un Akragas che ha superato il primo ostacolo brillantemente. Sì, ti ringrazio, è stata una bella partita ad armi pari, credo che il Campofranco oggi ha fatto una grande gara, una squadra molto tecnica, sapevamo che era molto tecnica, all'inizio ha giocato in un certo modo, poi hanno cambiato, però siamo usciti noi anche a limitare i danni perché avevamo un possesso palla superiore a noi, lo sapevamo. Oggi ho giocato con il Russo indelegato in mezzo a campo, che centrocampisti non sono, però oggi dovevo fare queste scelte perché Borrelli è acciaccato, Ciscardi non c'è, Nobili non c'è, quindi ho dovuto arrangiarmi, però alla fine i ragazzi si sono comportati abbastanza bene, avendo poi due giocatori veloci come Marasco, Bernardo, Guastella e Biondo, potevamo mettere in difficoltà perché loro in fase difensiva, secondo me, per come l'avevamo preparata, potevano lasciarci qualche spazio, così è successo. Ovviamente bisogna tenere conto nello sport degli episodi, quanto hanno influito gli episodi negativi del Campofranco? Ma questo non lo so, io credo che gli episodi sul gol loro, se ti riferisci a questo, credo che addirittura Russello l'ha lasciato libero perché era sicuro del fuorigioco, infatti io gli ho detto che non si lascia mai il giocatore lì in area, io lo marco, però dicevo sicuro l'ha lasciato, quindi se il fuorigioco è netto io non credo che, io non l'ho visto, non lo so, quindi se l'arbitro ha sventolato questo fuorigioco vuol dire che c'era, poi gli altri episodi credo che non ci sono stati, anzi forse ne abbiamo avuto uno noi, contrae un rigore che il portiere ha preso la palla, non so cosa ha visto l'arbitro, ero a 70-80 metri, quindi a quanto meno molto dubbio. Hai chiesto ai tuoi difensori di stare ovviamente attaccati sulla linea e ovviamente agli attaccanti di procedere con il pressing sul portatore di palla. Sì, l'abbiamo fatto, poi loro avevano giocato molto tecnici, poi magari nel momento in cui dribblavano il nostro giocatore, poi avevano la superiore numerica. Questo l'abbiamo messo in preventivo, questo qua, però nel momento in cui noi conquistavamo palla dovevamo verticalizzare subito perché Marasco e cosa potevamo mettere in difficoltà. E così è successo. Vedi il secondo gol. È stata una ripartenza di Marasco, diciamo, ha superato l'avversario, è stato molto bravo e molto freddo. Tra Alcamo e Kamarat? Ma no, io domani andrò a vedere questa partita, giustamente perché è una partita che non conta, è normale per i tifosi, per tutti quanti, e tutti quanti magari tifiamo così per il Kamarat, così la partita è giocata in casa, però secondo me l'Alcamo forse ha qualcosina in più e secondo me passerà l'Alcamo. Mutolo, una sconfitta non cancella il bellissimo campionato del Campofranco, anche se la squadra si ferma al primo turno dei playoff. Sì, vabbè, sapevamo che comunque qui era un campo difficile, insomma, sapevamo che dovevamo per forza vincere, o quantomeno giocarsela in parità fine supplementari. Così non è stato, eravamo riusciti a pareggiare su un gol che mi dicono che è regolare, io l'ho rivista adesso e dico regolare, però questo non voglio fare polemica perché quando io rispetto molto gli arbitri, l'ho sempre fatto,
perché loro, grazie a loro il calcio riusciamo a fare la partita, quindi gli ho fatto anche i complimenti, sono andato nello spogliatoio perché sono uno di quelli che accetto sempre il verdetto del campo, perché deve essere così. Noi in primis gli allenatori dobbiamo dare l'esempio. È vero che ci sono in pari, c'è una stagione, però se no è inutile che facciamo dell'ironia o siamo ipocriti e poi la domenica non diamo l'esempio. Io le squadre da quando è che alleno che accettano il verdetto, e quindi così è stato. È normale che c'è un pizzico di rammarico, perché tutto l'anno siamo usciti da ogni campo, siete la migliore squadra, giocate il miglior calcio, complimenti, e purtroppo gli altri, dove, nelle partite in cui dobbiamo vincere, non riusciamo a essere cinici e cattivi. Anche oggi abbiamo perso per degli episodi, è normale che l'Agricas poi ha avuto le ripartenze dove poteva anche fare qualche gol in più, però là gli ultimi 10 minuti ci può stare. E noi abbiamo preso il gol su una torrete, mi dicono, e il secondo su una ripartenza. Sapevamo che l'Agricas ci poteva mettere in difficoltà così, però penso che ci ha messo in difficoltà gli ultimi 10 minuti sulle ripartenze. Credo che, insomma, i punti qualcosina in più l'abbiamo fatta noi, però come dico sempre, una squadra che vince 2-0 è giusto che ha i suoi meriti, e quindi complimenti all'Agricas. A questo punto non è una questione di essere ruffiano, perché ho amici, tra cui il presidente Castronovo. Mi auguro che una città come l'Agricas e con i sacrifici che hanno fatto quest'anno sparisca da questa categoria. Lei nel corso della partita ha provato diverse soluzioni tattiche. Nel primo tempo ha cercato la fase offensiva maggiormente, subito il gol ha potenziato la fase offensiva, però nel momento migliore di gioco della sua squadra ha trovato il secondo gol. Sì, se lei si ricorda l'azione, avevamo una palla al limite dell'area nostra, sulla stessa offensiva, e abbiamo preso una ripartenza. Quindi sicuramente ci è mancato un pizzico di esperienza, che è stata quella che poi alla fine ci ha un po' penalizzato durante l'anno. Però io prima della partita dicevo a Ezio Ruvolo, che ci siamo visti prima della partita, dicevo: mi auguro oggi di non perdere per episodi. Perdo meritatamente, io mi contento perdere, che è una squadra che mi crea 20 palle gol, e perdo la partita. Ma non vorrei perdere, perché quest'anno è stata un'annata un po' particolare. Oggi, ripeto, l'Agricas non ha rubato nulla, ci siamo. Noi magari abbiamo fatto un po' meglio, però loro vincere 2-0, ripeto, non hanno rubato nulla. Però durante l'anno, se voi avete visto le immagini delle nostre partite, sono state partite dove non meritavamo manco di pareggiare e perdevamo, quindi, e potevamo fare qualcosina in più in classifica. Però non ricordiamo che noi quest'anno abbiamo avuto il problema del campo, che non è tanto giocare la domenica perché non ce l'avevamo là, ma un problema logistico. Io ho avuto juniors che non si potevano allenare con me perché non riuscivano a combaciare con gli orari, certe volte mi dovevo allenare di mattina, tante cose che hanno la società. Comunque al primo anno di eccellenza, un paesino con 3.000 anime, io credo che siamo entrati nella storia dell'eccellenza in un campionato che secondo me potete confermare, negli ultimi 6-7 anni è il più bello dell'eccellenza, perché gli altri anni è stato un po'... Insomma. Da dove riparte il Camofranco dopo questa bella esperienza allora? Io purtroppo l'avevo già comunque fatto capire alla società. Riparte non lo so, perché io comunque sicuramente non riparte da Corrado Mutolo, perché io quest'anno è stata per me una stagione molto, molto stressante, molto impegnativa. E io sono una persona che ho bisogno di trovare stimoli, non dico che Campofranco non me ne dà, anzi me ne dà parecchi, però non dico che faccio come ha detto per esempio la battuta Luis Enrique ieri, perché economicamente non me lo posso permettere di prendermi un anno, perché questo è il mio lavoro, loro lo possono fare perché insomma guadagnano un bel po' di soldi. Però adesso stacco la spina, come il mio solito fare, farò un po' di aggiornamenti per migliorare il mio bagaglio tecnico, tattico, e poi vedremo il futuro. Io l'unica cosa che mi preme, devo dire grazie ai miei tifosi, grazie alla mia società, in particolare a Gero Curci, a Salvo Mazzara, perché mi hanno sempre aiutato anche nei momenti di difficoltà, e gli auguro al Campofranco le migliori fortune e che riesca a fare sempre meglio anche senza Corrado Mutolo. Adesso l'Agricas praticamente è ancora dentro, è ancora in ballo, resta l'altra formazione, Alcamo o Camarat? Certo, per il campo, l'Agricas dovrebbe sperare che passa il Camarat, perché giustamente poi giocherebbe di nuovo in casa col doppio risultato, quindi insomma, però ripeto, sono sempre partite a sé le gare playoff. Certo, l'Alcamo il giorno di ritorno non ha fatto granché,
anche il Kamarat a Fasalt, però io so che il Kamarat comunque si era preparata bene per questi playoff, mentre l'Alcamo un po' la delusione perché voleva vincere il campionato. Quindi insomma bisogna vedere qual è l'approccio mentale, e poi insomma credo che l'Akragas comunque dentro fuori abbia tutte le carte in regola. E siamo sempre là, non è una questione di essere insomma ruffiani, però è giusto secondo me che una città del genere vada via dell'eccellenza, anche così magari le altre squadrette il prossimo anno hanno una concorrente in meno. Uno stadio così magari in condizioni migliori, è una società che ha fatto tanti sacrifici, secondo me. Io comunque tifo Akragas, questo il presidente lo sa.